Organizziamo subito le primarie perché, più breve il lasso di tempo che avremo a disposizione, tanto più forte sarà il bisogno di mettere nel motore elementi propulsivi. L'appello è lanciato direttamente dal presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, dalle colonne del quotidiano La Repubblica. Non vanno vissute come una mossa sulla scacchiera del politicismo, ma come l'apertura di un processo virtuoso. Tutto per dire che c'è un'Italia migliore di quella che stiamo vivendo, fatta di poteri inquinanti e inquinati. Il governatore di Puglia non ha paura di discutere con nessuno. Oggi dice ci sono migliori di italiani, vecchi e bambini che vivono a rischio di abbandono. È possibile, continua, che su questi temi non si possa costruire una coalizione che includa anche l'arcipelago cattolico. Partiamo dai guasti dell'Italia, parliamo con i soggetti sociali, con le famiglie, con le imprese, con gli insegnanti. Questo è il cantiere che ho in mente. Vendola anche grandi parole per il sindaco di Torino negli scorsi giorni al centro di una ipotesi di Ticket Vendola Chiamparino. La sua candidatura è un fatto positivo, anche se quando si attiva un processo democratico come questo, sai come si apre. E non non sai come si chiude. Vediamo cosa riusciamo a suscitare e cosa decide il popolo. Su eventuali alleanze, come quella costituzionale proposta da Franceschini, la precisa che vanno costruite con sapienza perché se il filo con cui vengono cucite è il trasformismo, esse vivranno di una precarietà di fondo. Le idee sono chiare e decisamente non confuse. Non bisogna replicare una coalizione in forma di assemblaggio di grandi e piccoli cespugli, ognuno proteso all'autopromozione. Così è finito il governo Prodi, che pure era partito con una buona idea: quella fabbrica del programma che puntava a un'idea di futuro. Dobbiamo essere, conclude il governatore, in grado di fornire una nuova narrazione. Solo così si batte Berlusconi.